Salve a tutti e benvenuti ad una puntata speciale di Percorsi di Gusto. Oggi siamo alla Rotonda di Senigallia, ospiti della famiglia Uliassi. Ma come inizia la storia della famiglia Uliassi? Inizia con un padre contadino che il contadino non voleva fare e per fuggire alla terra decide di fare il camionista. Durante uno dei suoi lunghi viaggi conosce la sua futura moglie, madre dei suoi figli, Bianca Maria, cameriera e figlia di ristoratori. Da qui nasce l'esperienza in cucina della famiglia Uliassi. I figli Walter, Mauro e Katia nascono quindi respirando l'atmosfera della ristorazione, ma covano sogni diversi. Mauro, dopo aver capito che la scuola tecnica non faceva per lui, si iscrive all'alberghiero e da qui nasce la sua passione. Ma l'amore vero per la cucina lo conosce insieme a quello per sua moglie Chantal, quando inizia a frequentare stage, a fare nuove esperienze e ad insegnare cucina e pasticceria. Eccoci quindi con Mauro Uliassi e andiamo subito a chiedergli: Mauro, perché sei qui? Perché sono qui? Perché a un certo punto della mia storia professionale ho sentito l'esigenza di entrare nel mondo della ristorazione e quindi di prendermi la responsabilità di cominciare a cucinare con la mia figura. E mio padre era da un po' di anni che mi diceva che se avessi visto qualche cosa di carino sul mercato lui mi avrebbe aiutato ad acquistarlo, e così un giorno mi sono presentato e gli ho detto: guarda babbo, tirano fuori tot quantitativi di denari, lui per poco non sviene. Noi abbiamo aperto il 28 di maggio del 1990, siamo quindi qui da 25 anni ed è un posto fantastico. All'inizio è stato pazzesco perché questa era una capanna che stava in piedi con lo stucco e la vernice. Abbiamo aperto io e mia sorella con un branco di ragazzini e fin da subito ha avuto un bel successo di pubblico, perché questa banda così di giovani che giocavano a fare i ristoratori si è creata un'aurea attorno a questa situazione di grande simpatia, e quindi siamo subito stati frequentati dai locali che ci hanno immediatamente premiato. Il periodo pioneristico è stato veramente divertente. Tutte le sere stappavamo bottiglie di Dom Pérignon per onorare i numeri sempre maggiori che facevamo tutte quante le sere, e poi chiaramente si è creata una ricchezza che a sua volta è stata reinvestita, e quindi piano piano il ristorante poi è diventato quello che è ora. Noi abbiamo il fiume a 5 metri, abbiamo un molo che si infila dentro il mare, abbiamo la spiaggia, il mare davanti a noi, il porto e la città alle spalle, per cui è una situazione dove tu hai la possibilità di respirare diverse attività di vita, ed è un posto che ci ispira moltissimo, per cui gran parte della nostra cucina è ispirata proprio dai profumi e da quello che noi vediamo. Ed è bello d'inverno, d'estate, in autunno, quando c'è il sole, quando c'è la nebbia, quando piove, quando c'è il fiume che sta straripando da un momento all'altro, il mare che arriva quasi fino sulla strada. È veramente un posto pieno di energia e penso che solamente in questa situazione potevo sviluppare la mia carriera di cuoco. Ok, allora adesso parliamo di cucina. La nostra cucina è una cucina che è la cucina tipica dell'abitante della costa adriatica, no? Cioè l'abitante della costa adriatica è chi è? È quello che davanti guarda, vede il mare, però come si gira ha subito la collina. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che voi immaginate, non so, 60-70 anni fa, quando non c'erano ancora gli alberghi, quando ancora non c'era, 100 anni fa non c'era la ferrovia, che cosa c'erano? C'era una fila di case che erano fronte mare con l'argano, con la barca, la barca del pescatore che andava a mettere giù le reti, e dietro casa immediatamente c'era l'orto e la campagna. E quindi, e siccome noi siamo quello che noi percepiamo con i nostri sensi, nella memoria si accumula quello che i nostri sensi ci hanno registrato, anche nel mangiare, nella cultura gastronomica, poi gli elementi della terra e del mare inevitabilmente poi andavano a incastrarsi, ed è per questo che la nostra cucina è fatta sia di terra che di mare. Noi abbiamo un vasto menù di pesce, ma abbiamo per esempio anche la selvaggina, no? Perché il cibo di mare e soprattutto quello di terra una volta erano appunto quello pescato e quello cacciato. Allora adesso non ci resta che vedere la ricetta che ci proponi oggi, grazie al tuo estro, al tuo misticismo e alla tua fantasia. Va bene, ok, d'accordo. Allora Mauro, cosa ci prepari? Sì, facciamo una cosa semplicissima, molto estiva, molto italiana, legata al caldo, legata al sud e al mare, perché chiaramente siamo sul mare, quindi creeremo un piatto marino.
Il pesce che abbiamo utilizzato è la ricciola ed è una sorta di tonno bianco, ha una carne con un sapore metallico, bianca, molto adatta per il crudo. L'abbiamo tagliata, l'abbiamo prima battuta a 30 gradi sotto zero per circa 48 ore, poi viene tagliata sottilmente e noi in questa situazione l'abbiamo sistemata in un piatto rotondo, una fetta di ricciola sistemata in questo piatto con questo contenitore perfettamente rotondo. Lo condiamo con una salsa d'antan, una salsa della fine dell'Ottocento, che è la puttanesca, un grande classico della cucina italiana, un succo di pomodoro fatto con dei pomodori pachino siciliani che vengono passati al passatutto e conditi con cipolla di Tropea, del basilico e si mette in infusione uno spicchio di aglio per dare il profumo e l'aroma dell'aglio. Si condisce con sale, olio e pepe. Questo pomodoro, ecco, in questo caso lo mettiamo sopra alla nostra ricciola, in questo modo. Poi ci mettiamo sopra uno scampo, che dà un'altra tessitura al piatto, lo scampo ha una consistenza diversa dalla ricciola. Condiamo lo scampo con un pochino di cipolla di Tropea, mettiamo nella salsa dei pezzi di oliva che è in salamoia e che è stata messa in acqua tiepida per qualche minuto per togliergli il sapore acre della salamoia. Oltre a questo mettiamo dei capperi sott'olio e capperi secchi che servono per dare l'elemento musicale e crunchy al piatto. Alla fine poi mettiamo un po' di rucola che serve per dare la nota amara al piatto. Questo è un piatto che gira soprattutto sulle note sapide, acide del pomodoro. Ci sono tutti quanti gli elementi gustativi, per cui c'è l'acido del pomodoro, c'è la sapidità dei capperi dissalati, c'è la dolcezza della ricciola e l'amaro della rucola. E poi l'elemento olfattivo, molto importante, che è dato dall'olio di origano. Un piatto speciale per una puntata speciale. Percorsi di gusto.